raga, benvenuti o bentornati nel mio canale di Alice in Shot, dove si parla di fotografia analogica. Oggi il video è un po' diverso, anche perché avrei voluto farvi la recensione di un rullino scaduto nel 2007, ma le cose non sono andate come pensavo. Ma partiamo dall'inizio. 2 settimane fa sono stata a Cremona a Teatro Danza, che è una scuola di danza e di teatro. Ci siamo viste con Giuditta, che è una ballerina, in cui avrei dovuto provare appunto un Fujicolor Superia scaduto nel 2007 e avrei fatto un confronto con un Fujicolor Superia extra, non scaduto. La sfida stava nel catturare Giuditta al momento giusto mentre faceva dei movimenti coreografici con una gonna a ruota molto larga, che si sarebbe mossa in modo particolare. Le premesse erano quindi promettenti, eravamo entusiasti, siamo andati lì, abbiamo provato i movimenti coreografici, abbiamo provato le luci, messo le luci, fatto il video, ci siamo divertiti, fatto aperitivo, tutto, preso le foto, mandate a sviluppare. E l'altro giorno, quando mi sono arrivate le foto scannerizzate e sviluppate, ho visto con estremo malessere che le foto erano completamente buie, non si vedeva nulla. Avevo comprato i rullini, avevo pagato lo sviluppo e non si vedeva nulla, e nessuno ti rimborsa quando fai schifo. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata ovviamente disperarmi, è l'unica cosa che puoi fare. No, scherzo, a parte questo, la prima cosa che ho fatto è stata dire ok, queste foto sono inutili, non posso farci niente, devo dire a Giuditta che non faccio schifo e tutto. Però poi ho pensato a tutte le altre volte che avevo rovinato rullini e quindi è praticamente uscito questo video. Quindi oggi ho deciso che invece di raccontarvi quanto sono brava a fare le foto, che tecniche uso, quanto quella foto è uscita figa con quella tecnica, eccetera, di raccontarvi quanto è difficile far uscire una foto effettivamente bella. E con foto effettivamente bella intendo una foto che racconti qualcosa e che vi faccia fermare da tutto quello che state facendo. Nonostante viviamo in un mondo estremamente frenetico, vi faccia fermare per un attimo, guardare la foto e chiedervi che cos'è che sta cercando di dirmi questa foto, qual è la storia dietro questa foto. Soprattutto in un mondo, come dicevo prima, in cui è tutto estremamente esauribile, estremamente veloce, noi siamo abituati ad avere un feedback istantaneo nelle cose che facciamo e quindi molte cose forse vengono date per scontate. Se io fossi andata a fare queste foto con una macchina fotografica digitale, avrei usato la modalità multiscatto che avrebbe preso tutti i frame del movimento e poi avrei tenuto i frame più fighi. Ma poi avrei notato subito che le luci non erano abbastanza, che l'ambiente non era abbastanza luminoso, avrei alzato subito magari l'ISO e le foto sarebbero uscite giuste. Però con la possibilità di avere questo feedback istantaneo non mi sarei accorta che io avevo dato per scontato il fatto che le luci sarebbero state giuste, e invece con l'impossibilità di avere questo feedback le foto sono uscite inutilizzabili, perché non è scontato appunto che se le luci sono in un certo modo poi la macchina fotografica ci si adatterà. E quindi sì, questo mi ha fatto pensare. E poi la seconda cosa è una domanda che mi sono autofatta, che è perché ogni volta devo andare a spendere soldi per qualcosa che non so neanche come uscirà, quando posso benissimo farlo senza spendere ogni volta 20-30 euro per un risultato mediocre con una macchina fotografica digitale. E la risposta è che quella volta che riesci a catturare la realtà, a frizzarla nel momento esatto in cui questa deve essere frizzata, quindi non un momento prima, non un momento dopo, ma quel momento, la soddisfazione va oltre ogni cosa, va oltre i soldi, oltre le persone mobilitate, oltre lo sbatti, oltre tutto. E la cosa che mi affascina di più è che quel momento l'hai rubato alla realtà che avevi davanti agli occhi, di cui non avresti potuto notare la bellezza senza quello scatto. Ed è una cosa super affascinante, perché noto che con la fotografia digitale tu sì, vai a catturare un momento della realtà, però poi sei portato a modificarlo, a ricrearlo come tu avresti voluto vedere quel momento. Anche perché le macchine fotografiche digitali, quelle professionistiche almeno, creano dei file che poi devono essere modificati. Mentre invece con la fotografia analogica questo discorso ancora non esisteva e quindi possiamo sfruttarlo al massimo. Ed è bellissimo perché senza quello scatto lì, probabilmente la bellezza della realtà che avevi davanti, così nuda e cruda, l'avresti dato per scontato. E fa parte quindi del discorso del dare per scontato che dicevo prima. Perché quella volta che riesci appunto a frizzare la realtà come deve essere frizzata e non devi modificare niente, ti accorgi effettivamente di quanto può essere figa la realtà che hai attorno, che però non avresti potuto notare senza la tua macchina fotografica analogica, senza il tuo rullino. Ed è per questo che ogni volta che rovino un rullino, che butto via scatti, butto via soldi, butto tempo, mi dico no, devi continuare, continua, perché ci sarà soddisfazione. E poi vabbè, in ultimo c'è anche da dire che in ogni rullino rovinato ci sono sempre
quegli scatti che comunque si salvano, perché c'è sempre quel fascino vintage che alla fine piace, anche se i colori sono un po' a caso, le luci, il fuoco un po' svirgolo, c'è sempre quello scatto, quell'estetica vintage, quel fascino vintage che alla fine ci salva il culo. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito fino a qua, di avermi ascoltato. Se siete d'accordo scrivetelo nei commenti, se non siete d'accordo scrivetelo nei commenti, fate tutto quello che volete, io risponderò a tutti. Seguitemi su Instagram, seguitemi anche su TikTok e su Facebook. Vi lascio in descrizione anche il sito di Teatro Danza, che è una scuola di Cremona incredibile, bellissima, fanno un sacco di cose super fighe. E grazie, alla prossima, in cui ci saranno, ve lo giuro, foto. Ciao a tutti! Ciao!